Ritrovati da tempo presente, venerdì 19 marzo, festa di San Giuseppe, inizio dell'anno di San Giuseppe. Sono le 10:31 minuti con tempo presente in diretta. Parleremo di tanti argomenti oggi, di famiglia, di Siria, di tutela dei minori online. Parleremo poi dei vaccini e di informazione sui vaccini. Ma volevo partire con questo articolo su Avvenire di Chiara Saraceno, la famiglia questa sconosciuta, e leggo: secondo il governo i genitori che possono lavorare a distanza possono anche tranquillamente occuparsi dei loro bambini senza nido o scuola materna, così come di quelli di poco più grandi occupati con la DAD, surrogando anche la mancanza di compagni di giochi, e fare fronte alla normale irrequietezza e bisogno di attenzione di bambini che hanno perso, insieme ai loro riferimenti quotidiani, anche i coetanei. Abbiamo in collegamento, perché iniziamo parlando di famiglia e l'anno della famiglia, 5 anni dalla Moris Letizia, Cristina Riccardi, vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari, benvenuta. Grazie. Buongiorno. Allora, cosa vuol dire per i genitori adesso, per le famiglie, avere questo periodo di scuole chiuse per la zona rossa, per la situazione di epidemia in cui siamo, e gestire questa situazione? Ma credo che la grande differenza rispetto ad un anno fa, quando abbiamo dovuto affrontare già un'emergenza simile a quella che stiamo vivendo in questi giorni, sia la stanchezza e l'ansia, anche perché un anno fa forse non ci rendevamo conto di come le cose sarebbero poi evolute, invece adesso ci preoccupa anche il fatto che tutto non si possa risolvere in tempi brevi. Le famiglie quindi stanche, provate, si sono anche trovate a dover affrontare problemi di lavoro, si trovano ancora a dover gestire contemporaneamente lavoro, scuola, DAD, LEAD, anche piccolissimi, insomma, e tenere insieme, diciamo, tutti i pezzi con degli aiuti ancor più limitati. Pensiamo al bonus babysitter, è stata addirittura ridotta la platea di coloro che possono accedere a questo tipo di sostegno. Sentivo parlare in questi giorni che probabilmente verrà allargato a quanti hanno i bambini al sotto di una certa età, perché come fa una mamma, perché diciamocelo chiaramente, spesso poi questo è in carico alle mamme, certo, essere presente, quindi nello smart working, che in realtà è un telelavoro, perché comunque ha orari molto rigidi, richiede risposte tempestive, e al tempo stesso controllare che il bambino si riesca a collegare, risponda alla maestra, non si distraga, perché chiaramente un bambino, soprattutto se piccolo, ha bisogno di tanto sostegno. Allora, so che per casa si cercano i posti, i collegamenti, qualcuno ha dovuto comprare il terzo computer, cioè non è facile, spesso il collegamento non c'è. Quello che mi chiedo, la Francia inizia 4 settimane di lockdown, però le scuole rimangono aperte. E qualcuno dice, sì, ma perché affidare i bambini ai nonni quando a scuola i bambini piccoli sarebbero più sicuri, visto tutte le misure di distanziamento? Sicuramente, questo dei bambini soprattutto più piccoli forse è il problema più grosso. Per i ragazzi più grandi è vero, c'è tutto il problema della mancata socialità, ma in fondo anche se ci sono situazioni preoccupanti, diciamo, può essere anche un momento forte, un momento educativo. Per i bambini più piccoli ci si preoccupa soprattutto del fatto che si perdano, no? Aspetti della loro vita, della loro crescita, che poi siano difficilmente recuperabili. Chi di noi non pensa soprattutto ai bambini di 2 o 3 anni che si affacciano alla vita sociale e che in qualche modo, a me viene questo termine, non vedono i sorrisi, no? Quando siamo per strada e incontriamo un bimbo non riusciamo più a sorridere. Solo con gli occhi. O meglio, sorridiamo ma il bimbo non ci vede. E noi adulti ci rendiamo conto di quanto questa cosa
quasi faccia male al cuore. Per cui sarebbe importante che soprattutto per questi bimbi più piccoli ci fosse la possibilità di reinserirli a scuola, anche perché c'è poi tutto il grosso tema della tutela anche degli anziani, quindi E certo, infatti la cosa ecco, il viene da sé. vaccino ci aiuterà sicuramente, però Ecco, dobbiamo allora, stare attenti. a pagina 2 di Avvenire di oggi, Ferdinando Camon parla del desiderio di figli e di chi non li vuole. Fa tutta una riflessione molto interessante, riportando tra l'altro il sondaggio della Fondazione Donna Cattin, pubblicato il 16 marzo su queste pagine, e dice, dal quale risulta che il 51% degli intervistati si augura un futuro senza figli, perché non c'è lavoro, perché non c'è assistenza, insomma, per tutta una serie di motivi. Secondo lei come si potrà invertire questa tendenza? Delle politiche familiari che possano sostenere le giovani famiglie. Come forum sapete che noi ci stiamo battendo per l'assegno unico, che sicuramente sarà una delle risposte, ma non potrà essere la sola risposta. È molto importante questo concetto dell'assegno unico perché sposta proprio l'attenzione sui figli, sulla nascita. Non tanto sulle famiglie, sui redditi, ma il fatto che la risorsa, ciò che è prezioso è il figlio e il nostro paese ha bisogno di figli. Io comprendo anche le paure delle giovani coppie, soprattutto dopo questo anno. Assolutamente. Grazie Cristina Riccardi per essere stata con Grazie a noi. voi. Buon lavoro, la lasciamo andare in teleconferenza, sappiamo che ha un appuntamento e adesso, siccome oggi la Chiesa celebra San Giuseppe, la festa del papà, auguri a tutti i papà, ricordiamo che San Giuseppe è una figura centrale nel magistero di Papa Francesco che a dicembre scorso ha indetto un anno speciale dedicato al santo che inizia oggi. Sul valore di questa iniziativa, il collega della redazione romana Eugenio Bonanata ha intervistato il teologo Don Luigi Maria Ipicoco nell'ambito di uno speciale che andrà in onda in vari momenti della giornata su Telepace Verona, Telepace Roma, in particolare su Roma alle 13:50 e alle 20:10, alle 23:34. Ma sentiamolo. La genialità pastorale, ecco, di questo anno speciale è in un tempo difficile come quello che noi stiamo vivendo. San Giuseppe lo incontriamo nel Vangelo, lo incontriamo soprattutto quando le cose si complicano, quando diventano difficili. Il Papa, dandoci un anno dedicato a lui, vuole dirci che in queste circostanze difficili abbiamo qualcuno a cui ispirarci e a cui affidarci, che sono due aspetti che non dobbiamo mai separare. Dobbiamo ispirarci a lui perché lui è stato, lui lo definisce nella lettera apostolica, un uomo dal coraggio creativo. Invece di lamentarci, dobbiamo imparare a diventare creativi con le circostanze avverse, ma allo stesso tempo affidarci a lui, perché in fondo ha fatto bene il Padre a Gesù e certamente farà il bene il Padre anche a noi in questo momento. Perché rivolgersi a San Giuseppe in concreto? Beh, diciamo che il cristianesimo è la religione dell'incarnazione, cioè Dio non rimane semplicemente nascosto nei cieli, ma entra dentro la storia, si fa uomo e tutto quello che tocca con la sua umanità diventa uno strumento attraverso cui noi sperimentiamo la redenzione. San Giuseppe fa parte di quel pezzo di umanità che Dio sceglie per realizzare la redenzione e quindi stabilire una relazione significativa anche con quest'uomo, ma a immagine anche di quest'uomo. Per noi è un'occasione di redenzione. Ci aiuta anche nelle scelte, nel discernimento, come si diceva prima. Assolutamente sì, anche se tutti noi vorremmo una risposta esatta, no, alle nostre domande, ma Giuseppe ha dovuto fare discernimento di volta in volta, si è dovuto regolare a seconda delle situazioni, anche facendo conto non soltanto di quello che gli diceva il Signore, ma anche della sua paura. È interessante che quando torna dall'Egitto, l'angelo gli aveva detto di ritornare indietro, ma lui ha paura e devia la sua strada verso Nazareth. Inconsapevolmente questa sua paura lo porta a realizzare le profezie. Sarà chiamato Nazareno.
Ecco, e adesso cambiamo argomento, passiamo invece a un'altra tematica di grande attualità, lo leggiamo qui su Avvenire di Oggi. Allarme pedofilia in crescita, meter anche delle mamme, ci sono alcuni numeri dell'ultima operazione della Polizia Postale che ci dice anche che dal 2019 al 2020 sono aumentati del 77% i reati in rete contro i minori. In linea abbiamo Sergio Russo, dirigente della Polizia Postale del Veneto. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, sappiamo che c'è stata una grande operazione di cui è stata data notizia ieri, che ha coinvolto tutta Italia, che ha coinvolto anche la Polizia Postale del Veneto. Cos'è successo? L'operazione che è stata chiamata Canada 2.0 è un'operazione che trae origine da delle segnalazioni che arrivano dall'estero attraverso delle associazioni che svolgono queste attività sulla rete e, una volta individuati i contenuti illeciti, le segnalano al paese da cui questi contenuti traggono origine, vengono o diffusi o vengono, diciamo, scaricati. Questa è l'operazione che si è concretizzata ieri, dopo probabilmente vari mesi di attività investigative, sono stati... Allora, abbiamo qualche problema di collegamento, la richiamo velocemente, vediamo se riusciamo a tornare in contatto. Intanto vi ricordo che l'associazione Meter è guidata da Don Di Noto, opera da anni in questo campo, ma per il resto vi rimando all'articolo di Pino Ciocciolo, a suo Avvenire. L'avevamo persa, ecco, perdoni... Prego. Niente. Come dicevo, sono state 5 acquisizioni di Veneto che hanno portato al sequestro e rinvenimento di materiale pedopornografico. Ecco, quindi questo ha coinvolto anche il Veneto. Sappiamo che quando ci sono queste operazioni a livello sociale non ci sono distinzioni, così come a livello d'età. Le persone coinvolte sono un po' di tutte le età e di tutte le professioni. Sì, le confermo. Chiedo scusa, abbiamo qualche problema. Chiediamo di fare la telefonata al comandante, al dirigente della Polizia Postale del Veneto. Chiedo scusa, le facciamo una telefonata perché abbiamo un problema di interruzione di linea. Non riusciamo a sentirla. Allora, dalla regia intanto chiedo di fare questa telefonata per affrontare questo problema grande che ci porta a parlare anche della tutela dei minori, perché i minori che sono davanti al video, davanti al web tutto questo tempo, in effetti si trovano in grande difficoltà. Ecco, vediamo se abbiamo in collegamento Sergio Russo, mi sente? Allora, c'è ancora qualche problema. Nel frattempo volevo leggervi dei dati. Purtroppo i collegamenti a volte non... I dati che ho qui, che vengono riportati da Don Fortunato Di Noto, ci parlano di 14.521 link pedopornografici scoperti dall'associazione Meter. Erano stati 8.489 nel 2019, cioè vediamo dei numeri che crescono grandemente. Allora, chiedo alla regia, se non riusciamo a parlare telefonicamente, di riprovare con Skype. Ecco, mi sente? Sì, la sento benissimo. Ah, ecco. Allora, ci può dire come possiamo noi tutelare i minori? Abbiamo avuto un problema di collegamento prima, mi scuso. Come possiamo tutelare i minori di fronte a tutti i pericoli che ci sono sul web? Beh, allora, essenzialmente, soprattutto dopo un anno di lockdown, i minori si sono ritrovati rinchiusi fra le proprie quattro mura e ovviamente hanno dovuto, oltre che seguire le lezioni, anche usare in maniera anche
in maniera frequente il computer. Questo ha sicuramente consentito loro di mantenere le relazioni sociali, però sicuramente ha anche creato una sorta di maggior, ha innalzato il livello della pericolosità. Quello che sono i consigli che dà la Polizia Postale delle Comunicazioni, che è sempre molto attenta a questo fenomeno, è quello sicuramente rivolto ai genitori. È indiscutibile che i genitori debbano controllare, vigilare sulle attività che fa il proprio minore, il proprio adolescente, il proprio figlio sulla rete, perché non è vero che stando tra le quattro mura il minore è assolutamente messo in sicurezza. Il web è una finestra sul mondo e in questo mondo ci sono sicuramente tante luci, ci sono tante opportunità, ma c'è anche qualche ombra. In questi periodi abbiamo visto, lei lo ha già detto all'inizio di questa conversazione, gli aumenti nell'anno che è appena passato di reati che hanno coinvolto minori sono aumentati in maniera sensibile. Solo per citare un dato, sono per dire, per quanto riguarda l'osservatorio della Polizia Postale, sono aumentati del 132%, quindi è uno sproposito. Tornando ai consigli, il primo consiglio è quello dei genitori, il secondo lo rivolgiamo ai minori. Noi teniamo le lezioni adesso anche noi con la didattica a distanza dalle scuole, stiamo vicini ai ragazzi, facciamo presenti loro che molte volte dietro un account di social dove magari vediamo che una persona si spaccia per un loro coetaneo, di fatto potrebbe non essere tale, potrebbe essere invece interessato a ben altro, ad avere, a scambiare materiale a contenuto sessualmente esplicito, ovvero anche ad avere degli incontri nella vita reale. Ecco, qual è il rischio che i ragazzi non si rendano conto che quando sono collegati danno di sé moltissimi dati, dati sensibili, dati per cui possono essere benissimo rintracciati anche fisicamente? Lei ha centrato sicuramente uno degli argomenti che noi trattiamo, segnaliamo ai ragazzi di non dare e di non fornire informazioni. È pur vero che se da un lato la conoscenza degli strumenti digitali da parte dei nostri millennials, dei nostri adolescenti, dei nostri nativi digitali è altissima, dall'altro rimane l'aspetto dell'esperienza e dell'ingenuità che possono avere ragazzi che hanno comunque 10, 11, 12, 13 anni. Ecco perché il richiamo ai genitori. I genitori devono stare loro vicini perché li vedono che conoscono bene il dispositivo, conoscono bene come collegarsi ad un social, come creare un account, come creare una history, come creare quello che sono gli eventi del social. E magari il genitore su questo è più indietro. Però il genitore ha sicuramente una base di esperienza che deve trasmettere al figlio e deve controllare e vigilare su quello che sono appunto gli incontri che il ragazzo o la ragazza naturalmente fa sulla rete. Allora, spesso sono i genitori che però sui social, su Facebook, pubblicano la foto del figlio, dei figli, e questo in genere viene sconsigliato. Ci si spiega perché? Quale pericolo c'è nel pubblicare una foto di un figlio? Beh, allora, noi dobbiamo considerare la rete come un enorme contenitore di un numero di informazioni esagerato, un mare magno di informazioni. È evidente che anche noi in questo contesto consigliamo ai genitori di, laddove possibile, evitare questo enorme riversamento di contenuti ritraenti minori sulla rete. È chiaro che non si può arrivare a resettarlo questo fenomeno, però diciamo loro, facciamo presente ai genitori che sono tutte informazioni che noi mettiamo sulla rete, quindi immagini, elementi per capire dove stanno, che donne frequentano, che luoghi frequentano, che scuole frequentano. Questo rientra in quel discorso che si diceva prima, meno informazioni si mettono e sotto l'aspetto appunto della tutela dei minori meglio è. Poi è chiaro che la rete, come sappiamo, è un raccoglitore immenso di informazioni, i big data, il fenomeno del nostro momento, del momento è quello. La rete è un raccoglitore di informazioni e un elaboratore e analizzatore di informazioni. Lei pensi al fenomeno di Cambridge Analytica delle elezioni degli inglesi, delle precedenti elezioni americane, ha creato sicuramente, ecco, è stata la raccolta di questa immensa mole di informazioni e la lavorazione di questa immensa mole di informazioni a dare delle strategie anche di campagna elettorale.
Grazie Sergio Russo, il dirigente della Polizia Postale del Veneto, per essere stato con noi e magari avremo modo di approfondire anche in futuro queste tematiche. Grazie a lei, sono a sua disposizione. Grazie, arrivederla e buon lavoro soprattutto. Adesso noi dobbiamo spostarci e andare in Siria, perché non ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ne parliamo questa settimana. Sono passati 10 anni da una guerra terribile, una guerra che ancora c'è in Siria e per la quale il Papa ha fatto un appello perché finisca per l'amato popolo siriano. Abbiamo in collegamento Flavia Cevagliard, spero di averlo detto giusto, responsabile per AFSI di Ospedali Aperti, in collegamento con Damasco. Benvenuta Flavia. Buongiorno, grazie. Allora, intanto com'è la situazione a Damasco 10 anni dalla guerra? La situazione qui è la prima cosa che diciamo sempre è che la guerra non è finita. Non è finita in Siria, non è finita a Damasco. È vero che qui ormai da più di 2 anni la situazione è molto più stabile, però diciamo che in Siria continua la guerra nel nord, nord-ovest, nord-est, e comunque ci sono tante tensioni in tante aree del paese, anche si parla che lo Stato Islamico sta riprendendo forza, no? Quindi la guerra non è finita. Poi la cosa più complicata, cioè il dramma più grande in questo periodo, in realtà è la povertà, che dopo la guerra è arrivata una povertà che sta proprio mettendo il paese in ginocchio. Ha portato più dell'80% delle persone a vivere sotto la soglia della povertà. Cosa vuol dire? Ci faccia capire. Allora, ti interrompo un attimo, Flavia. Prima stavamo studiando l'inquadratura e ho detto, non puoi accendere una luce? Lei mi ha detto, sì, però tra un'ora, quando siamo collegati, l'elettricità qui non c'è più. Allora, questo ci dà un po' il polso della situazione. Cosa vuol dire che 80% della gente vive al di sotto della soglia di povertà? Vuol dire che abbiamo raggiunto un momento, cioè un punto in cui la gente con il salario medio per quelli che hanno lavoro non riescono a nemmeno a coprire i bisogni più basici, cioè non riescono, tantissime famiglie non riescono più a comprare il pane, che è la cosa che costa di meno, no? Perché c'è questa crisi economica che, per dare qualche dato, no? Un po', non solo numeri, ma ha portato una svalutazione. E per cui una cosa che il pane che costava 300 lire siriane un anno e mezzo fa, prima della crisi, adesso costa 1000. La gente non può più comprare nemmeno il pane tante volte, no? E poi è una questione anche di disperazione, anche un po' psicologica, perché sempre a causa di questa svalutazione della moneta, una cosa che ti puoi permettere di acquistare al mattino, quando vai al pomeriggio non la puoi più comprare, quindi la gente ha una paura proprio di non riuscire a vivere, cioè a mangiare, no? Manca l'elettricità, l'elettricità è il caso, una delle cose più drammatiche, dipende un po' il quartiere, dipende la zona, ad Aleppo in generale in tanti quartieri c'è un'ora di elettricità al giorno, a Damasco dipende appunto l'aria, però manca la benzina. Si vedono le code di benzina per fare la benzina di chilometri in tutta la Siria cioè tutto questo ha un peso molto grande sulla popolazione soprattutto. Allora, in tutto questo c'è il Papa che ha nel cuore la Siria, c'è il nostro nunzio apostolico Monsignor Zenari, che è veronese, che è lì a Damasco. Flavia, Ospedali Aperti, ecco, in che modo aiutate la popolazione con l'AFSI? Allora, Ospedali Aperti, come hai detto tu, è stata un'iniziativa di Cardinal Zenari per aiutare la popolazione a sopravvivere durante questo periodo critico della guerra. Quando parlavamo l'altro giorno ti dicevo, il progetto era pensato per andare avanti fino al 2020, perché quando è stato avviato al 2017 si pensava che la situazione sarebbe migliorata al 2020. Invece con questa bomba della povertà che è arrivata sulla Siria, il bisogno è ancora altissimo, è molto grande. Quindi il progetto quello che fa è che permette alle persone più vulnerabili, più povere, ad Aleppo e a Damasco, di curarsi gratuitamente in questi ospedali. Quindi parliamo di
certo di feriti di guerra quando c'erano le bombe, diciamo, a Damasco e ad Aleppo, ma soprattutto di persone malate di questioni più quotidiane, più comuni, no? Cioè parliamo di persone che non sono diagnosticate, che non hanno i soldi per curare malattie croniche, che quindi diventano problemi gravi a livello di salute perché non riescono a curarsi, no? Quindi il progetto ha aiutato più di 43.000 persone in questo periodo, dal 2017, e andiamo avanti perché vediamo che il bisogno comunque è ancora molto grande, come dicevo. E viene sostenuto da AVSI, che riceve praticamente le donazioni delle persone per far funzionare questi ospedali. Sì, riceviamo tantissime donazioni di singoli, di persone, cittadini, ma anche grandi donazioni di fondazioni, di istituzioni, anche della Conferenza Episcopale Italiana e tanti altri, no? Che in questi anni ci hanno permesso appunto di andare avanti a sostenere i pazienti, ma anche a dare un certo sostegno agli ospedali, che certo per loro è anche molto difficile continuare ad operare in queste condizioni, no? Senti, so che avete portato con il Covid, che c'è anche lì da voi, avete portato a casa delle cure anche, siete stati nei quartieri, così? Allora, sì, quando è arrivato il Covid è stato un momento molto drammatico in tutto il mondo, anche qui, qui mancano i mezzi, no? per tutto. Quindi quello che abbiamo avviato qualche mese fa nel progetto Ospedali Aperti è un programma di cure domiciliari che vuole aiutare i malati di Covid che non sono così gravi da dover andare in ospedale, che in quel caso dovrebbero andare agli ospedali pubblici, che sono quelli di riferimento per i malati di Covid, ma che hanno bisogno di aiuto, non trovano magari chi li può aiutare, quindi il progetto porta le cure a domicilio, quindi medicine, monitoraggio medico al telefono, anche visite, e poi anche ossigeno per quelli che hanno bisogno, no? Diciamo tutto quello che possiamo fare per quelli che riusciamo a curare a casa, no? Perché appunto qui manca purtroppo la capacità per curare a livello di paese, no? Per curare i malati. Ma quello che mi dicevi è anche che il Covid è uno dei problemi, cioè ce ne sono talmente tanti di problemi da non sapere cosa mangiare, che alla fine sì, c'è, ma diventa uno dei problemi che ci sono quotidianamente da affrontare. Assolutamente, infatti secondo me vedere un po' le misure che ha preso il governo, no? Per come gestire la pandemia proprio riflette questo, perché all'inizio le misure erano molto restrittive, di chiusura di negozi, chiusura di ristoranti, dei confini, di coprifuoco. Dopo 2 mesi queste misure sono state rimosse, sono state tolte, perché il costo economico di queste misure era altissimo. Qui quando diciamo che l'80% della gente vive sotto la soglia della povertà, vuol dire che tantissima gente o lavora quel giorno o non mangia la sera. Quindi in queste condizioni non ti puoi permettere un coprifuoco, un lockdown. Quindi da quando le misure sono state rimosse, in realtà sembra che non ci sia la pandemia, perché la gente fa vita normale, vedi, se esco adesso c'è tanta gente in giro. Invece c'è e ci sono tanti morti anche non riportati, perché non c'è la capacità di fare test, di veramente monitorare la situazione. Cioè è un problema, non è il principale problema, perché la gente dice vabbè, prima devo mangiare, no? Poi se mi ammalo vedo che faccio, ma se non mangio di sicuro muoio, no? È un po' questo la situazione. Senti Flavia, grazie per questo collegamento da Damasco, io auguro al popolo siriano tanta speranza veramente dall'Italia, quello che si può fare volentieri, e buon lavoro soprattutto a voi con Ospedali Aperti in Siria, AFSI, grazie. Grazie davvero. E adesso allora andiamo a parlare di un altro argomento, perché le prime pagine dei giornali, allora prendiamo Repubblica, dove c'è anche una interessante vignetta di Altan che dice: io credo alla scienza, fa miracoli. Però il primo piano è questo: vaccini, corsa contro il tempo. Il verdetto dell'EMA, AstraZeneca sicuro e efficace, da oggi alle 15 riparte la somministrazione in Italia,
vanno recuperate 200.000 dosi. Allora, vediamo, perché sto cercando di collegarmi con il professor Trifirò, che dovrebbe, adesso riprovo a lanciare la chiamata perché non è ancora in collegamento. Allora sì, dovremmo esserci. Buongiorno professore. Professor Gianluca Trifirò, ordinario di farmacologia all'Università di Verona, membro dell'unità di crisi Covid-19 della Società Italiana di Farmacologia e dell'Advisory Board dell'International Society of Pharmacovigilance. Buongiorno. Allora, che diciamo, quest'ultimo che ho citato è la massima organizzazione di farmacovigilanza a livello internazionale. Facciamo il punto sui vaccini. Cosa possiamo dire alla popolazione che si preoccupa giustamente, perché sente queste possibili reazioni avverse? E cosa dobbiamo dire? Ma dobbiamo rassicurare la popolazione in relazione al fatto che le istituzioni vigilano in maniera molto attenta. Lo fanno da sempre e lo fanno ancora di più per quanto riguarda i vaccini per il Covid-19. Sicuramente tutti sono stati in qualche modo informati della decisione che è stata presa ieri dall'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo una rivalutazione di tutte le evidenze disponibili, sia da dati preclinici e clinici, che di tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse da vaccino, in particolare vaccino AstraZeneca, ha riconfermato che il profilo beneficio-rischio di questo vaccino è assolutamente positivo. Sono stati in particolare valutati tutti i casi di eventi tromboembolici, e risulta addirittura un tasso di eventi tromboembolici in chi si è vaccinato con, appunto, con vaccino AstraZeneca inferiore rispetto a quello atteso nella popolazione generale. Sono però stati identificati degli eventi molto rari, con un'incidenza di 1 su 1 milione, di eventi sempre di anomalie, diciamo, della coagulazione, come coagulazione intravascolare disseminata e trombosi cerebrale del seno venoso, che sono in approfondimento, che richiedono ulteriori valutazioni, ma stiamo parlando, ribadisco, di incidenze pari a 1 su 1 milione di vaccinati, per cui ci saranno semplicemente delle modifiche alla scheda tecnica del vaccino, in cui si inserirà di contattare immediatamente il proprio medico curante nel momento in cui compaiano alcuni sintomi potenzialmente ascrivibili ad anomalie della coagulazione, quali appunto piccole emorragie sulla pelle o affanno, dolore toracico e simili. Quindi assolutamente va rassicurata la popolazione, perché l'efficacia di questo vaccino è assolutamente documentata, addirittura dati del mondo reale indicano che in soggetti anziani, sono dati scozzesi e del Regno Unito che ha vaccinato 12 milioni di persone con questo vaccino, ci dicono che potrebbero essere percentuali di efficacia superiori all'80%, quindi negli anziani addirittura una efficacia ancora superiore rispetto a quello che era stato riscontrato nei trial clinici, che erano stati condotti soprattutto in pazienti under 55. Allora, ovviamente i fatti di cronaca ci fanno molto riflettere, poi magari si riflette meno sul fatto che ci sono dei medicinali, penso alla pillola contraccettiva che tante donne usano, che hanno un rischio di trombosi che ha una certa consistenza. Queste donne che precauzioni devono avere con il vaccino AstraZeneca? Ma in realtà non c'è alcuna categoria a maggior rischio di sviluppare eventi tromboembolici, che, come detto, ribadisco, in termini assoluti addirittura risultano inferiori rispetto a quanto atteso. Si sa che la pillola contraccettiva è un fattore di rischio di eventi tromboembolici, ma questo, diciamo, non incide sul rischio di effetti collaterali associato al vaccino. Per tutti vale il principio di prestare semplicemente attenzione all'eventuale comparsa di segni e sintomi ascrivibili ad anomalie della coagulazione, ma in generale prestare attenzione a tutti
potenziali effetti collaterali e riferirli prontamente al medico curante. Senta, stiamo parlando molto di AstraZeneca. Per quanto riguarda il vaccino Pfizer, in Inghilterra ci sono state problematiche, cioè voglio dire, ci sono comunque, sono numeri però molto piccoli rispetto al numero dei vaccinati, ci fa una proporzione anche? Ma intanto diciamo questo, che qualunque farmaco, qualunque vaccino va valutato nell'ottica di un profilo beneficio-rischio e quindi vanno pesati eventuali potenziali effetti collaterali in relazione appunto al beneficio atteso. Ci sono casi di, come dire, di decesso anche riportato in associazione a Pfizer piuttosto che AstraZeneca, ma come dire, stabilire il nesso di causalità è molto complesso e comunque non vi è una chiara evidenza di alcun decesso ascrivibile chiaramente a nessuno di questi vaccini. Quindi quello che va riportato sono le sospette reazioni avverse, ma poi tutte queste sospette reazioni avverse sono passate al vaglio delle agenzie regolatorie nazionali e internazionali, che appunto garantiscono che non vi siano particolari rischi associati ai vaccini, o laddove ciò venga riscontrato ovviamente si mettono in atto tutta una serie di procedure, si chiamano di minimizzazione del rischio, appunto per far sì che eventuali che si possa prevenire la comparsa di eventuali reazioni avverse. Quindi diciamo, parlare di numeri è pure difficile. Quello che possiamo dire è che sono stati vaccinati oggi centinaia di milioni di persone. Per dare alcuni numeri, solo negli Stati Uniti sono stati vaccinati con almeno una dose 115 milioni di persone e con due dosi già oltre 40 milioni di persone. Numeri che, come dire, sembrano incredibili rispetto a quelli, insomma, che abbiamo in questo momento nel nostro paese, dove ancora la campagna vaccinale è andata a rilento, dove abbiamo soltanto un paio di milioni di persone, 2,5 milioni di persone vaccinate con entrambe le dosi, mentre siamo su 7,5 milioni di vaccinati con almeno una dose, che ricordiamo comunque dà già di per sé una protezione, soprattutto a 3-4 settimane dalla somministrazione della dose stessa. Certo, professore, per i malati oncologici, ecco, che cosa consiglia? Allora, diciamo, non lo consiglio io, ma lo consiglia l'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica e tutte le associazioni ovviamente internazionali di oncologia. Consigliano assolutamente di vaccinare i pazienti, perché sono pazienti ad alto rischio di sviluppare forme severe di Covid laddove appunto contraggano l'infezione, quindi assolutamente vaccinare i pazienti oncologici, addirittura anche coloro che fanno trattamenti immunosoppressivi sono fortemente raccomandati di iniziare la vaccinazione, che potrebbe in teoria essere in parte la risposta potrebbe essere in parte inficiata, ma comunque vale la pena offrire appunto a questi pazienti la vaccinazione, perché sono ad alto rischio. Rientrano in particolare i pazienti onco-ematologici che sono in corso di trattamento con farmaci immunosoppressivi o comunque immunosoppressori, o che hanno sospeso da meno di 6 mesi, rientrano nella categoria degli estremamente vulnerabili, quindi addirittura nella categoria di pazienti da vaccinare prioritariamente, e l'indicazione del Ministero della Salute per questi pazienti è di utilizzare i vaccini a mRNA, perché comunque hanno evidenze un poco più consolidate su elevati livelli di efficacia, ecco, solo per questo. Ecco, in un minuto, a conclusione di questa intervista, le chiedo anche: chi ha già avuto il Covid cosa deve fare? Allora, chi ha avuto il Covid, se non è affetto da alcuna patologia, diciamo così, immunitaria, che va a ridurre la capacità di risposta immunitaria, le raccomandazioni, diciamo, che deve seguire è di eseguire una sola somministrazione di vaccino
Tra i 3 e i 6 mesi successivi alla data di diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. Coloro che invece hanno delle importanti patologie immunitarie che vanno appunto a ridurre la risposta immunitaria, invece per loro la raccomandazione è di fare doppia dose e di non aspettare appunto questa finestra di 3 mesi. E conviene fare un sierologico per capire come ci si pone prima del vaccino oppure no, per chi ha già avuto il Covid? Allora, in linea di massima non si raccomanda di fare sierologici in nessun caso, se non solo per fini di ricerca, anche perché ricordo che per esempio per il vaccino antinfluenzale nessuno ha mai fatto un'analisi sierologica per vedere il titolo anticorpale e comunque ricordo che coloro che sono sottoposti a vaccinazione devono continuare a osservare tutte Ah, certo. quelle procedure di prevenzione con cui abbiamo imparato a familiarizzare, quindi non andrebbe ad alterare, diciamo così, il comportamento, o eventuali, diciamo, interventi di tipo sanitario. Grazie professore per essere stato con noi davvero, magari anche con lei ci sarà occasione di approfondire in futuro. Grazie e buon Grazie a lavoro. voi, buona giornata e buon lavoro. Grazie. E adesso ho rubato un po' di tempo, devo dirlo, mi dispiace, a Marisa Levi, ma lo recuperiamo subito. La professoressa Levi, ricordo, biologa ed esperta in bioetica, eccola qui in collegamento. Allora, tanti gli argomenti di oggi, Marisa. Sì, no, mi veniva da riflettere su quello che diceva il farmacologo, no? Che a volte noi guardando un dato assoluto, per esempio i casi di tromboembolia venosa in seguito, non si sa se in causa, ma comunque in seguito a una somministrazione di vaccino, ci facciamo delle idee completamente sbagliate rispetto alla realtà se non li confrontiamo con la normale incidenza di questi casi nelle persone che non sono vaccinate. Per esempio, tornando a quello che si diceva prima, da un lavoro che è anche pubblicato sul sito dell'AIFA, risulta che il rischio di tromboembolia venosa è da 3 a 5 volte maggiore nelle persone, nelle donne che usano contraccettivi ormonali rispetto a quelle che non le usano. Allora, di questo problema però non ci preoccupiamo tanto, no? Quindi questo, diciamo, si inserisce purtroppo in un grande pasticcio di comunicazione, un grande pasticcio di informazione, anche perché poi mi veniva in mente che a volte succede che quando un giornalista, non voglio offendere i giornalisti, però succede Mi questo, che raccomando. quando un giornalista pubblica un caso particolare, poi stranamente, in quella settimana succedono tutti questi casi particolari anche in altre E parti, no? questo Perché è c'è vero, l'attenzione su quello. Mentre certo. io mi ricordo sicuramente dei persone aggredite da cani randagi. Questo mi ricordo che in quella settimana i cani randagi hanno aggredito un sacco di gente. Allora, questo è un po' il problema, no? C'è il problema della percezione e della ricerca anche delle notizie. Quindi, è vero che ci possono essere delle perplessità perché sicuramente chi ha in mano le biotecnologie, la possibilità di, diciamo, di produrre appunto medicinali ad alto contenuto diciamo, molto, molto importanti, detiene anche un grossissimo potere. Questo è un fatto. E quindi bisogna anche riflettere su questo, no? Papa Francesco ne ha parlato anche nella Laudato Si' e in tanti discorsi, cioè sul fatto che purtroppo queste cose danno un potere altissimo che poi esercita il dominio anche sull'economia e sulla politica. In effetti noi abbiamo visto che, insomma, la Commissione europea ha fatto un po' di pasticci con le case farmaceutiche, no? In questo contesto. L'altro aspetto è quello che già in giugno c'è stato un appello di molti premi Nobel, poi sottoscritto da tante personalità, per chiedere che il vaccino fosse considerato bene comune. E
Però abbiamo visto recentemente che poi la proposta è stata portata avanti anche da diversi stati, ci sono adesso 118 stati sostenitori, ma questo è stato bloccato dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Canada. Insomma, questi sono, ci pongono dei problemi, cioè al di là del problema del Covid, evidentemente questi problemi devono essere affrontati. No? Riprendevo quello che hai detto, c'è stato un acceso dibattito al Parlamento europeo proprio su come i big pharma hanno, cioè queste grandi aziende farmaceutiche hanno diciamo dettato un po' loro le condizioni, ecco, sì. Quindi è stato piuttosto sì. Acceso perché ci sono tante cose da bilanciare. Anche perché stamattina leggevo che il direttore dell'IRBM, che è quello che ha collaborato con AstraZeneca per la produzione del vaccino, diceva che AstraZeneca non ci guadagna nulla. Poi da altre parti si legge ci guadagna 100 milioni di dollari, però questo non si può, diciamo, non è tanto chiaro, però evidentemente bisogna andare alla fonte che bisognerà affrontare. Speriamo che questa vicenda dei vaccini aiuti ad affrontarlo in un modo, diciamo, ti volevo far vedere questa vignetta comune. Che ho fatto vedere prima, Marisa, hai visto? Io credo alla scienza, fa miracoli. Allora, è interessante perché in questo dibattito c'è qualcuno che ha una fiducia assoluta nella scienza, però la scienza di per sé apre il dibattito, cioè non è chiusa sulle certezze, no? È in evoluzione. Non dovrebbe esserlo, no, soprattutto su cose che sono così, diciamo, agli inizi e su malattie ancora sconosciute. Quindi purtroppo noi abbiamo avuto un problema grosso di informazione e di disorientamento delle persone, perché abbiamo sentito persone considerate qualificate che dicevano con grandissima sicurezza cose opposte, addirittura contraddicendo se stessi. Poi allora il problema non è il fatto che uno cambi idea perché con i nuovi dati giustamente si cambia idea. Certo. Il problema è non dare l'illusione della certezza, cioè tra quello che sembra, quello che posso dire finora, e quello che invece i nuovi dati che verranno, è ovvio, sia su una malattia così nuova che su vaccini così nuovi, è ovvio che non si possono avere certezze, però dobbiamo avere la consapevolezza dei limiti, cioè il rigore scientifico, e avere la consapevolezza dei limiti delle proprie dei propri risultati e delle proprie affermazioni. Certo, io penso che ci sia stata anche troppa esposizione, ne parleremo tra pochissimo perché parliamo sì. Di media, cioè proprio in un momento in cui le cose non erano certe, continuare a parlarne non ha aiutato in tanti sensi, ma ha creato più confusione. Sì, anche perché adesso io non guardo mai questi programmi in cui ci sono questi dibattiti così, però il continuare che suoni rete televisiva, c'è cioè un dibattito in cui ci sono persone che dicono cose, esperti che dicono cose diverse, e oltretutto con, a volte, questo è il motivo principale per cui io non lo guardo, con, diciamo, un qualcosa che spesso non è portato a fare al dibattito che aiuta a arrivare a una riflessione più profonda, ma spesso con la contrapposizione. Questo certamente non giova, come non giovano quelli che per promuovere, come giustamente bisogna promuovere che le persone si vaccinino, dicono ma non perdiamo tempo col consenso informato, ne ho sentito io uno dire questo. Ma come puoi pensare di acquisirti la fiducia delle persone se dici questo? No, certo. Soprattutto quando stanno emergendo delle possibili allora, cioè certo, è incoscienza. Siamo in un'epidemia, quindi è chiaro che siamo in una situazione di emergenza e che va risolta questa situazione, però la fretta non aiuta mai, non è mai amica della, cioè non puoi soprattutto far sorpassare alcune pratiche che vanno giustamente fatte, ognuno deve sapere quello che sta facendo in quel momento lì.
Sì, ma anche non ritenere assurde certe perplessità che sono anche, forse che si possono comunque smentire, ma che comunque è anche logico che vengano fuori. C'era un articolo sul Corriere ieri, mi sembra, su questo, sì. Sì, e c'è un articolo sul Corriere di oggi, a dire il vero, le pericolose conseguenze dell'altra epidemia, che è l'infodemia, Sì, invece, sì. tutto questo marasma di informazioni. Grazie Marisa per essere stata con noi, ci vediamo venerdì Grazie a voi, prossimo, arrivederci. grazie. E proprio di questo parliamo, della giusta e corretta informazione su questi temi scientifici, che a volte invece di creare chiarezza, nel momento in cui serve la chiarezza, creano un po' di confusione. Allora abbiamo collegato con noi Jesús Colina, direttore di Aleteia o aleteia.org. Benvenuto, buongiorno. Ecco, vediamo se ci sente, forse non ci sente. Allora. Ecco, buongiorno. Allora, c'è un progetto ambizioso ma molto interessante che riguarda proprio l'informazione sul Covid. Di che cosa stiamo parlando? Allora, credo te Marina, ma tutti quelli che ci ascoltano, oggi vi ponete una domanda. Ma mi posso vaccinare tranquillamente? Ci sono problemi già non solo di salute, ma anche morali. Non so se voi avete sentito, per esempio, che nel processo di produzione dei vaccini ci sono stati dei fenomeni di aborto, per esempio. E questo oggi crea tante Sì, domande tra le persone di buona fronte. ne abbiamo parlato anche di questo, sì. Però la gente si fa Esattamente. delle domande, la gente si fa delle domande. In effetti, per cui un gruppo di media cattolici internazionale, da noi, Aleteia, che siamo una rete in internet in 7 lingue, o per esempio Our Sunday Visitor, che è il più grande settimanale cattolico negli Stati Uniti, o qui in Italia San Francesco, la rivista del Sacro Convento di Assisi, e così altri. Oggi ormai siamo 30 e abbiamo detto lavoriamo insieme per dare un'informazione precisa, accurata, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista bioetico, illuminato dal Magistero della Chiesa. E così insieme abbiamo deciso di partecipare a un concorso, a un pubblico che ha proposto Google per stimolare e promuovere informazione precisa sull'argomento dei vaccini. Hanno partecipato 320 gruppi di media del mondo, di 72 paesi. E ci sono stati 11 scelti, tra questi anche noi. La scelta è stata fatta da un gruppo interdisciplinare di esperti scientifici, di giornalisti, eccetera. Per cui, grazie anche all'aiuto economico che potremmo ricevere da questo fondo creato con Google e da questa rete di media internazionale cattolica, da dopo Pasqua potremmo presentare un sito interno per i media cattolici dove potranno consultare i più grandi esperti nella materia, sia a livello scientifico che bioetico, dove potranno porre le domande che i nostri lettori ci fanno e che sono domande veramente alle volte di vita o di morte, dove potremmo dare fare un lavoro di quello che si chiama oggi nel giornalismo di fact-checking, cioè porre veramente la questione, ma ci sono degli aborti o meno? Qual è la verità? Perché poi ogni persona possa tirare le sue conseguenze, possa decidere
in piena coscienza. Ecco, mi pare di capire la religione dell'incarnazione. Sì. Mi pare di capire che quello che volete fare è quello di dare alle persone gli strumenti, come proprio deve fare il giornalismo, tra l'altro, per poi prendere le decisioni per la propria vita e anche capire quello che sta succedendo, che a volte non è così facile fare sintesi di tutti i dati che abbiamo, siamo bombardati continuamente e visto che il Covid è un problema mondiale, questo verrà fatto a livello mondiale, mi pare di capire. Esattamente, esattamente, in 8 lingue. Ma alle volte noi cattolici vogliamo essere un po' pigri mentalmente, vogliamo che sia un altro che prenda questa decisione per noi, che sia il vescovo che decida se io mi devo vaccinare o no. Ma non è così, dobbiamo tenere in conto elementi di informazione di carattere etico, di carattere scientifico e dovremmo noi prendere una decisione. Per prendere questa decisione abbiamo bisogno di un'informazione accurata, precisa. E noi come giornalisti abbiamo questo compito, questa missione, aiutare i nostri lettori a prendere questa decisione. I nostri lettori che sono cattolici e che pertanto vogliono vivere una vita secondo il Vangelo, per cui nel rispetto della vita umana propria e quella degli altri. Per cui noi non daremo una soluzione uguale, chiara per tutti, perché le questioni morali sono complicatissime alle volte, però certamente ci impegneremo e metteremo tutte le risorse a nostra disposizione per poter offrire un'informazione che sia accurata e, se possibile, chiara. Questo oggi è veramente importante. Non so se sì, tu hai l'esperienza di navigare su Facebook, su Instagram e di vedere quello che si può leggere. C'è molta confusione, infatti. Quello che volevo capire è a livello pratico come funzionerà, cioè dopo Pasqua cosa succede? Allora, dopo Pasqua potrete accedere, te le faccio per prima, ad un sito web nuovo creato specificamente per questo argomento, dove due agenzie di informazione produrranno degli articoli di verificazione, di fact-checking, sulle domande che la comunità cattolica sta ponendo in rete, sia a livello scientifico che a livello bioetico. Ci sarà anche, grazie a questo sito, una possibilità di accesso per i media cattolici a degli esperti, per esempio nella rete degli esperti ci sono dei consulenti della OMS, ci sono dei rappresentanti dell'Accademia Pontificia per la Vita, ci sono il presidente di Medici Cattolici, per cui noi offriremo la possibilità ai media cattolici in generale di poter accedere a queste fonti in maniera immediata, in più, come dico, questa produzione continua di articoli in risposta alle domande. Ecco, siccome siamo in chiusura, come servizio. Siamo in chiusura, no, chiedo, sarà materiale non solo stampato ma anche video, immagino. Sì, ci sarà anche video, ci creeremo una serie video. Siamo molto contenti di collaborare con Telepace perché noi riconosciamo il servizio informativo che offrite alla nostra comunità. Grazie, ho pasticciato, grazie Jesus, davvero, grazie per essere stato con noi. In chiusura, l'ultima cosa che faccio, perché ogni tanto veramente perdo. Allora, volevo farvi vedere, c'è un articolo su Avvenire, ma adesso avrò perso forse la pagina. No, eccolo qua, che
Voglio che leggiate o, se avete voglia, approfondite Cari papà, è il momento di fiducia e coraggio di Lello Ponticelli, bellissimo, sui papà, oggi la loro festa. Grazie per essere stati con noi, Tempo Presente torna questa sera in replica alle 23.05, domenica alle 17.45, sabato su Radio Pace alle 18, domenica alle 4 e venerdì prossimo in diretta alle 10.30.